Globetrail 600ER è la versione del Van Detlefs Advance, quindi la versione più elegante, più bella, con una particolarità che è incredibile, è quella di avere in 6 metri i letti gemelli. Questo è uno dei veicoli in assoluto che vi destano più curiosità, perché in 6 metri solitamente si fa quello che gli altri brand fanno in 6,30 m. Quindi questa versione di Detlefs è molto particolare sia interno che esternamente, che si presenta con una colorazione Lanzarote, cerchio nero bellissimo, le finestre sono a filo e anche proprio l'estetica di colorazione, questa è anche come dire fortuna di Detlefs, si sposa perfettamente, perché il grigio col rosso dà quel tocco di sportività in più. Vediamolo insieme con me, che sono Luca del Centro Caravans Barassi, lui Detlefs Globetrail Gamma 2024, appunto in questa veste nuova. Come sempre, prima di iniziare, vi ricordo che se vi piacciono questi video, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, e siamo presenti su tutti i social. Andiamo al suo interno, vediamo che ha un interno, come sempre, io lo chiamo effetto baita, una colorazione interna davvero molto elegante, anche l'illuminazione è davvero super interessante, sia nella parte alta del veicolo, classico LED, anche nella parte bassa invece del veicolo, con la barra elettrificata, questa rende il van molto interessante, sia nella parte di illuminazione stessa, ma anche proprio a fattore di poter spostare l'illuminazione da una parte all'altra in base a come noi interessa in quel momento portare lo stesso, perché tutta la parte della Dometic è possibile toglierla e muoverla su tutta la barra che poi troviamo presente sul veicolo. Giro pensili nella parte posteriore, quindi abbiamo tutta questa corona di pensili nella parte posteriore. Allora, dov'è la sua particolarità? Assolutamente nel bagno. Questo bagno non è la novità incredibile, nel senso che è uno dei veicoli più venduti in Europa con il Posla Twin R, però presentarlo in una veste nuova è veramente molto particolare. Il bagno R nel 6 metri con questa dinette, che è importante rispetto alla classica dinette che di solito si va a trovare in un 6 metri con letto gemello, quei pochi che ci sono, torno a ripetere, rende questo veicolo secondo me molto più interessante rispetto a tutti i suoi competitor. Passiamo alla parte del bagno. Il bagno si sviluppa in un ambiente che è possibile chiuderlo in due parti, come vedete, quindi ha una doppia parte di chiusura, questa può essere parzializzata in più modi. Nel primo, come state vedendo, in realtà poi è possibile utilizzarlo aperto o come spogliatoio, chiudendo entrambe le due tapparelle, chiamiamole così. Come vedete, è possibile utilizzarla anche come semplice spogliatoio o divisorio degli ambienti. Ci tengo a precisare che tantissime persone negli anni, gli utilizzatori di questo tipo di sistema di bagno, mi hanno detto che il 70-80% delle volte utilizzano questo divisorio indipendentemente se qualcuno è presente in bagno. Prima si aveva nella versione con bagno R, che torno a ripetere è uno dei veicoli più venduti, però si aveva il frigorifero nell'apertura della doppia serranda. Invece quest'anno Detlefs ha deciso di portare il frigorifero all'ingresso, appunto, del veicolo van. Nella parte anteriore invece dello stesso troviamo appunto questa dinette, che è possibile aprirla, molto bella anche tutta la parte di selleria, come tutta la questione della ferramenta, abbiamo una ferramenta rinforzata da parte di Detlefs. Tutto il giro pensili che va a completare il veicolo sia nella parte anteriore e posteriore dello stesso, tetto a soffietto con il suo mega oblò dedicato, questo è molto comodo, la parte del tetto soffietto. Il tetto da questa stagione è cambiato, quindi abbiamo una controzanzariera più il classico telo illuminato, con la possibilità poi di aggiungere anche varie prese, tra cui quella USB. Vi ricordate invece la Dometic inizialmente? Eccola qui, adesso andiamo a farvi vedere che questa barra elettrificata è possibile muovere, traslare la parte della luce stessa dove si vuole.
capelliera. Deathless fa più versioni, noi abbiamo scelto di stare più sul classico, su questo layout, in quanto reputiamo che il semitri letto gemello tendenzialmente sia una persona che vuole dormire in maniera molto comoda, quindi la capelliera è una di quelle cose insieme al giro pensili posteriore che spesso nel van ultimamente manca. Molto criticata il fatto che non ci sia su tanti veicoli, allora abbiamo deciso di non optare sul vetro skyroof che tanti amate, ma alcuni ovviamente dicono che può portare caldo, freddo. Poi come sempre nei commenti ditemi la vostra. Per quanto riguarda la nostra scelta, io reputo questo veicolo davvero super interessante. Classica centralina della Deathless con CP Plus, abbiamo il livello della batteria, i vari livelli delle acque chiare e acque grigie, la possibilità di avere poi anche all'ingresso, adesso scendo ve lo faccio vedere, il gradino sale e scende, il gradino della Thule. Andiamo a parlare un attimo di frigorifero, compressore, quindi tutti i frigoriferi della Deathless tendenzialmente ormai per un gruppo Imer sono a compressore. Questo è maggiorato, troverete un'efficienza incredibile a fattore di qualità in questo frigorifero. Abbiamo visto la parte del letto, abbiamo visto la parte del bagno, la dinette con i sedili che si girano. In questo caso siamo su un veicolo 140 cavalli meccanica Fiat, è possibile poi ovviamente andare a inserire la parte di infotainment, poi per questo vi aspettiamo in concessionaria per configurare il veicolo nella maniera migliore possibile. Andiamo a vedere un'altra sua particolarità, che è quella della parte posteriore, dove Deathless si presenta. Intanto la scaletta telescopica è bellissima. Allora, giusto un paio di particolarità rispetto ai competitor: abbiamo parlato del giro pensili posteriore, abbiamo una protezione nella parte delle finestre, abbiamo invece qui le classiche due bombole da 10 kg. Questa bocchetta d'aria la andiamo a ritrovare, come già in precedenza su tanti video, se seguite il canale da vari anni, già su altri video, come vedete sulla Posle è stata fatta. Ci tengo a precisare che i veicoli Posle della gamma D, quindi Twin R, Twin RS, Revolution, vengono sempre prodotti nell'azienda Deathless, quindi l'esperienza che ha Deathless nella produzione è altissima. Per quanto riguarda invece il divisorio, anche qui ho fatto recentemente un video per quanto appunto riguarda la parte del divisorio stesso. Provo a aprire, sposto leggermente la scaletta, ok? Provo ad aprire così. Perfetto, questa è la parte dove si può parzializzare, una esclusiva della Deathless, gli accessori, magari avete i liquidi, magari avete tutte le varie piccole cose, è possibile andare a parzializzare questa parte laterale del veicolo. Questo non va a disturbare o a togliere molto spazio all'interno del garage, essendo comunque anche un veicolo a letto gemello, lo spazio sotto è veramente molto importante. Sulla mia destra invece troviamo il classico serbatoio delle acque grigie. Questo è il veicolo della Deathless, a me piace tantissimo, ma ditemi la vostra su cosa pensate appunto sia di questa colorazione esterna, sia della parte skinplay nero, logo Fiat Globetrail Advantage e tetta soffietto, che da questa edizione è davvero uno spettacolo. E ditemi soprattutto cosa pensate anche della parte interna con questa disposizione, con questo layout veramente molto particolare. Ciao a tutti ragazzi e vi auguro una splendida e buona giornata a tutti. Ciao ciao.